La settecentesca Villa Sartorio, ristrutturata nella prima metà dell'Ottocento dall'architetto Nicolò Persch, in forme neoclassiche, fu abitata fin dal 1840 da Giuseppina Fontana, triestina, che ne era la proprietaria, e dal consorte Pietro Sartorio, appartenente alla famiglia di mercanti di granaglie di origini sanremesi, che nel 1775 aveva creato a Trieste un ramo della propria attività. L'ultima erede Anna Sartorio, scomparsa nel 1946, fece l'ascito al comune della villa con il parco, i suoi ricchi arredi e le collezioni, affinché fosse destinata a museo. Raffinata e suggestiva dimora borghese, si presenta quasi integra in tutti i suoi arredi. Tra le sale, la più eclatante è la sala neogotica al primo piano, dedicata alla musica e al gioco, e un raro esempio di recupero delle forme gotiche diffusosi soprattutto in Francia verso la metà dell'Ottocento. Accanto ad essa, saloni da ballo e da caccia, salottini di musica, biblioteche, sale da pranzo con tavoli apparecchiati con preziosi servizi d'argento e di porcellana, manifatture di Meissen e di Vienna. Tutti ambienti che rievocano i diversi stili in voga nell'Ottocento. Visitabile pure la cappella con gli arredi sacri e la grande cucina con gli arredi originali e i rami da collezione. Al secondo piano la collezione dei 254 disegni di Giambattista Tiepolo, una delle cinque più importanti al mondo, acquistata da Giuseppe Sartorio nel 1893. Ambienti annessi la serra, trasformata in sala conferenze, il deposito delle carrozze e gli ex magazzini e stalle, trasformati rispettivamente in gipsoteca, gliptoteca e quadreria. Il sotterraneo, ove sono emersi i resti di una domus romana databile al primo secolo d.C., trasformato in ambiente espositivo, ospita la mostra Istria,